Guardi, io non commento le dichiarazioni degli altri, sapete quali sono le mie posizioni, che sulle trivellazioni in Adriatico abbiamo ricorso convintamente a unanimità in giunta regionale e penso che anche l'amministrazione sia tutta compatta con me. E per le grandi navi sopra i 40.000 tonnellate fuori dal bacino San Marco dal canale della Giudecca. L'ho detto mille volte e continuo a dire fuori dal bacino San Marco dal canale della Giudecca. Si va avanti. Per la prima volta nella storia di Padova c'è finalmente una commissione ufficiale che ha analizzato tutte le aree, quelle vecchie, quelle nuove, quelle in fantasia, quelle di non fantasia, tutte. E oggi sappiamo che abbiamo due aree solo che hanno titolo per essere prese in considerazione, sono l'aeroporto, con tutti gli annessi e connessi che ci sono, è un'area demaniale, e l'area di Padova Est. Adesso decideremo a brevissimo, in virtù di tutte le valutazioni che sono state fatte, e si parte. Ma noi non abbiamo perso tempo, nel frattempo abbiamo lavorato, abbiamo progettato e abbiamo pianificato tutta l'operazione e anche finanziato. Le vedremo mai queste grandi opere? Sì, le vedremo e si stanno vedendo. Penso alla Pedemontana Veneta, che comunque è dentro nei cantieri, totalmente finanziata. Penso a grandi operazioni che abbiamo fatto, penso agli ospedali che ho inaugurato, penso a tantissime attività. Penso ai 925 cantieri dell'alluvione che comunque ci sono. Se qualcuno avesse dubbi mi scrive e glieli mando tutti, gli mando tutti i riferimenti, va a vedersi anche puntualmente il cantiere da 1000 euro. Noi abbiamo governato bene con NCD e con Forza Italia, bisogna essere coerenti nella vita. Quindi io non disconosco il bel lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni. Con NCD c'è questo problema, c'è un impasse che è quello che non puoi sostenere il governo e allearti con noi perché la nostra posizione è in contrapposizione totale con il governo Renzi. Dall'altro c'è da dire che con Forza Italia è iniziato un percorso di dialogo su progettualità, non su poltrone perché altrimenti rovescerei io il tavolo, e quindi se sono rose e fioriranno posso solo dirvi che sono già i boccioli. Sa che forse non si vota il 31 maggio, ci risulta che potrebbe addirittura slittare. Beh, è la storia della pattuglia acrobatica, no? Della Repubblica delle Banane, e a dir poco, prima ci hanno detto il 10. Poi il 17, poi ci sono accordi che c'erano gli alpini, anzi noi abbiamo rotto le scatole. Poi è forse il 24, ma il 24 c'è una festa ebraica. Poi il 31, adesso il 7 giugno. Questo è il gioco dell'oca, del resto la situazione è quella da gioco dell'oca.